Ciao amici, leggiamo, prendi il libro Read Anything Italian, apriamo a pagina 92 e leggiamo insieme. Leonardo contro Michelangelo. Uno è del segno di pesci, l'altro è dell'ariete. Sono entrambi toscani, uno di Caprese Michelangelo e l'altro di Vinci, due paesini che distano circa 2 ore e mezzo. Uno è nato 3 anni prima dell'altro. Sono due protagonisti del Rinascimento italiano e due autentici geni. Si chiamano Leonardo e Michelangelo. Per essere più precisi, i loro nomi sono Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Leonardo è considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. In 67 anni di vita, che per l'epoca erano tanti, Leonardo da Vinci ha fatto di tutto, lasciando universalmente segni evidenti e profondi nella storia dell'arte e della scienza. È stato pittore, scultore, architetto, ingegnere, scenografo, anatomista, letterato, musicista e inventore. Se pensiamo attentamente a quello che è riuscito a creare nell'arco della sua vita, non può non venirci il dubbio che abbia venduto l'anima al diavolo. Scherzi a parte, Leonardo è il primogenito del notaio 25enne Piero da Vinci. Nasce però da una relazione illegittima con una certa Caterina, che viene frettolosamente data in sposa ad un contadino detto Lattacabriga. Leonardo, anche se il figlio illegittimo, cresce nella facoltosa famiglia di suo padre Piero, riceve un'ottima educazione, entra giovanissimo in una delle più importanti botteghe di Firenze e inizia subito a realizzare opere meravigliose. Di Leonardo sono l'Ultima Cena, la Gioconda e il mitico studio di proporzionalità di un corpo umano. Ma Leonardo è molto di più delle sue opere artistiche e dei suoi studi anatomici. È anche un inventore strepitoso. Il suo progetto di macchina volante anticipa di vari secoli la creazione di aerei ed astronavi. Se poi vogliamo raccontare qualcosa di molto privato, possiamo aggiungere che Leonardo da Vinci era un vegetariano convinto e che probabilmente era omosessuale. Michelangelo Buonarroti ha avuto una vita lunghissima, 89 anni vissuti nel 50, pensano come 100 oggi. È uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, scultore, pittore, architetto e poeta, è nota soprattutto per il David e la Pietà e gli affreschi della Cappella Sistina. Michelangelo è figlio di una podestà. La sua famiglia fa parte del patriziato fiorentino, ma attraverso un pessimo momento finanziario, quando nasce Michelangelo, perciò viene affidato ad un balia figlia di Scappellini. È così che fiorisce il suo talento artistico, nonostante suo padre desiderasse per lui una carriera ecclesiastica o militare. Michelangelo cresce e diventa un grande, grandissimo artista. Ha un cataraccio e premoloso, irascibile e eternamente insoddisfatto. Del resto, chi ha mai conosciuto un genio tranquillo? Leonardo e Michelangelo sono contemporanee. Non so se si siano mai incontrati, ma sicuramente si sono influenzati a vicenda. Leonardo ha visto il David di Michelangelo e l'ha copiato in un suo disegno. Michelangelo, nel 1501, ha visto l'esplosione del maestro di Vinci nella Santissima Annunziata e da allora in poi ha disegnato tratti più dinamici nelle sue opere. Se oggi chiedete ai ragazzi italiani chi sia Leonardo da Vinci, vi sapranno sicuramente rispondere qualcosa grazie al bestseller di Dan Brown. Se fate la stessa domanda su Michelangelo Buonarroti, raccoglierete meno risposte.
In entrambi i casi, comunque, difficilmente le risposte saranno corrette. Gli intellettuali italiani e stranieri sanno molto di questi due geni, ma per il resto il ricordo dei loro meriti sta svanendo. Grazie e ci vediamo!